Buongiornissimo ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo Vlogmas. Oggi è 13 dicembre, sto accendendo il computer, vabbè, solito rituale del montaggio video del giorno scorso. Stamattina poi mi sono messa a guardare Pocahontas, vedete, eccola lì. Quasi finito, è mezzogiorno, oggi mi sono svegliata tardissimo perché ieri sera mi ero scordata di mettere la sveglia. E nulla, quindi solite cose, monto il video e noi ci sentiamo più tardi, vedremo cosa fare oggi, anche perché, cioè, penso dovrò rimanere un'altra giornata a casa, visto che sta facendo il diluvio. In alcune parti d'Italia sta anche nevicando. Qui c'era allerta meteo, infatti le scuole sono chiuse, mia sorella sta a casa. Però non ha nevicato. Da una parte per fortuna, perché appena nevica a Roma, quelle poche volte che è capitato, il disagio, cioè il disagio è a dir poco. Cammino mentre guardo Pocahontas, sto andando in cucina. Mia nonna mi ha fatto una cosa buonissima per pranzo, non è sana. O meglio, è sana al 50%, quindi ce la faccio andare bene. Prometto che da gennaio io torno ligia, ligissima, perché sto proprio male psicologicamente. Mi ha fatto i broccoletti impastellati. Mamma mia! Contate che a Natale lei me li fa sempre, perché io e mia cugina siamo letteralmente ossessionate. Poi mi fa morire perché per ognuno scrive le etichettine. Questa è per mia madre e mio padre. Cioè, io ho fatto la matriciana col guancialozzo. Che fai, non l'assaggi due fili? Allora, tanta roba. Cipollosa al punto giusto come piace a me. Detto so. Adesso mangio. Ho finito di editare il vlogmas. L'unico problema, sapete qual è? È che con questo tempo internet va malissimo. Quindi spero si carichi in tempo. Tra l'altro c'è un cielo abbastanza da neve. No, prima era peggio, però è proprio bianco. E c'è un sacco di vento. Non so se si vede l'albero quanto si muove. Forse un po'. Ecco. Guardate l'ombrellone lì. Ok, sono passata ai biscotti questi qui di Ikea che sono buonissimi. E a Pocahontas 2. Che non tutti sanno che esiste e questa cosa mi sconvolge. Questo pezzo è il mio preferito assolutamente mentre si veste, quindi non ve lo spoilero. O comunque, come acchiappa Pocahontas, nessuno mai, eh. Cioè, nessuno mai. Cosa andiamo a fare oggi? Ragazzi, con questa giornata uggiosa, ma è tipo, cioè, orribile. Prima vi ho fatto vedere, ma adesso guardate quell'albero. Potrebbe staccarsi da un momento all'altro. E dopo essermi fatta la treccia alla Katniss Everdeen. Non so se la vedete, io adoro la treccia così. L'ho fatta da sola, come mi faccio sempre le trecce, quindi non è proprio perfetta. Comunque, cosa vado a fare adesso? Vado a fare finalmente un piccolo decluttering, perché ho un sacco di cose. Intanto sto rifacendo un po' il letto così velocemente. Ho un sacco di cose che mi sono arrivate e ogni tot faccio appunto le mie cernite, ecco. Poi adesso siamo vicino al Natale, quindi magari metto anche qualcosina nei pacchetti da regalare. Qui ho un po' di roba, ma voglio prima vedere quelle che ho qui. Quindi lo faccio insieme a voi. Ho una bustina di Shaka che mi hanno dato a un evento a cui sono andata la settimana scorsa, no, che poi stavate con me, quindi l'avete visto tutto quello che c'era. Ho messo anche sul treppiedi, così proprio stata la grande. Allora, qui dentro mi ricordo c'erano un sacco di cose che volevo provare io. Ho acceso anche le lucine dietro perché ok che sono un Grinch, ma mi piace addobbare un po' la camera. Cioè addobbare, vabbè, ci ho lasciato solo quelle luci, comunque. Vediamo un pochino, non ricordo tutto quello che c'era, quindi lo svuoterò qua sul letto. Allora, questa busta mi piace un casino, la userò sicuramente per andarci a fare la spesa. Poi io qua già da qualche giorno sto mettendo un po' di cose da regalare. Vorrei farvele vedere, ma sono un po', quindi lasciamo perdere, se no qua siamo gli anni. Allora, qui ci sono dei campioncini che mi hanno dato da Sephora, poi andranno nel mio reparto campioncini. Questo lo voglio assolutamente provare. Io ho l'illuminante di Fenty, che è diciamo quello da cui hanno preso poi ispirazione, perché è praticamente uguale. Non fate caso che su questo di Lotti ci sono magari più glitterini, perché questo comunque l'ho già. Io ho già tolto la patinetta sopra. Però cioè, adesso ve lo swatcho, è uguale, cioè la stessa identica cosa. Questo sull'indice è quello di Fenty. Questo è quello di Lotti, che ha, vedete, un po' più di base colore. Quello di Fenty rimane molto più solo glitter. Vedete sotto?
Questo è Fenty. Sinceramente mi piace più quello di Lotti London, che verrà tipo 20 euro in meno, forse anche di più. Quindi, bah, faremo questa prova. Anche se il mio cassetto illuminanti è stracolmo e non so più dove metterli, ma vabbè. Poi, questo so già che lo darò via, che è lo Star Metal, è un ombrettino liquido, cremoso, ma questo colore proprio non lo uso. Idem, questo qui, che è un gloss molto corposo e coprente di Makeup Revolution. Non utilizzo molto questi colori labbra, già ne ho mille. Poi queste le voglio troppo provare, sono le maschere. Poi questo invece è il rossetto che ho comprato io di Huda, assolutamente non andrà da nessuna parte. Ho comprato il colore Wedding Day, non ve l'avevo swatchato l'altro giorno sul treno. È un nude abbastanza scuro, però mi piace molto anche First Kiss, quindi se mi piace, poi una volta indossato sicuramente vado a prendere anche qualche altro colorino. Poi abbiamo la Duo Nera, questa la apro e la metto tra i prodotti nuovi, ancora chiusi, sigillati, perché qui ho tutto un cassetto di prodotti nuovi. C'ho anche già qualche altra colla. Poi questo invece è un ombrettino ed è quello grigio. Lo teniamo perché sembra carino. Poi questa è una crema mani alla vaniglia. Penso la regalerò, soprattutto a mia nonna che va pazza per queste cose. Questa è una mollettina natalizia, però io non vado pazza con l'oro, quindi regalerò anche questa. Poi queste invece sono un sacco carine. Le ho usate su un look che ho realizzato a casa di Giulia. Io le ho rubacchiate e sono carinelle. Allora, mi sono messa di qua, magari si vede meglio. Queste sono le cigliette. Poi le metterò nel cassetto delle ciglia. Questi invece sono i patch anti-imperfezione. Troppo cute, li proveremo. Poi questo so già che la darò via, di Makeup Obsession, perché è troppo scuro per me. No, il colore non so quale sia, non c'è scritto. C'è scritto solo Mega Metal. Cioè, non vorrei che fosse proprio il nome. Poi, questo invece sono troppo curiosa di provarlo. Anzi, lo apro subito. Il Power Foil Metallic Eyeshadow. E questo colore qua l'ho anche swatchato. Dai, è favola, ragazzi. Pensare che sono prodotti da drugstore. Poi, questa è una maschera illuminante. Anche questa andrà da regalare. Idem questo qui. Poi, questa avevo già detto che io ce l'ho, quindi regalo. Questo è un buono che mi hanno dato da Sephora del 15% fino al 26 gennaio, quindi probabilmente lo utilizzerò o probabilmente no, vediamo. Poi, questa sono molto curiosa di provarla, è sempre peel off dello stesso brand di prima ed è la Gold Foil, questa qui c'è scritto aiuta la pelle a sembrare più giovane e fresca. Ultime due cose, invece queste le tengo assolutamente, nonostante io faccia incetta di palette in continuazione, sono piena, nei miei cassetti non entrano neanche le palette piccole così. Sono di Makeup Obsession sempre. Una si chiama Be In Love With e l'altra è la Belle Jordan. Eccola qui, che mi ispira di più, eh. Infatti mi sa che mi tengo questa e questa la do a qualcuno perché c'ha proprio dei colorini che io ho visto, rivisto e stravisto e ho già in altre 20 palette. Quindi chiunque la riceverà sarà fortunato perché dicono essere molto buoni come ombretti. Quindi intanto abbiamo declatterato questa busta che mi hanno dato all'evento. Sono stata brava, ho dimezzato il bottino. Qui invece non entra quasi più nulla, è proprio la busta di Babbo Natale. Ora il vero problema è mettere a posto tutte le palette. Mi fa ridere questa cosa perché non entreranno mai neanche in milioni di anni. Ma vabbè, intanto tolgo i cuscini qua. Beh, buttiamoli direttamente dall'altro lato del letto. Spero riusciate a vedere il casino che c'è qui. Cioè, io ogni volta lo libero, puntualmente si riaccanisce tutto. Ho ciglia finte che devo mettere a posto. Anzi, lo faccio subito insieme a quelle di Ardell di prima. Però tolgo dalla confezione. Poi qui abbiamo la Cospiracy Palette Jeffree Star e Shane Dawson. L'ho usata una volta sola. Ho anche registrato il video che non vi ho mai caricato su YouTube. Quindi good job proprio. E ci dovrebbe essere anche la Mini, che no, forse l'ho già incastrata da qualche parte. Ok, eccola qui. Allora, la mini io la lascio dove stava, perché adesso vi faccio vedere. Questo è il mio cassetto delle palette, uno dei due. E ho incastrato, vi ripeto, tutto. Vedete, proprio come se fosse un puzzle. Se sposto una sola cosa non entra più nulla. Qui ho tutte quelle piccoline di color pop. Quindi, boh, sto cassetto peserà 60 kg.
con le mie ciabattine. Quindi questa, non lo so, rimarrà in stand by qua, perché non ho idea. Qui invece in questa scatola ho messo altre cose da regalare. Non ho capito perché le ho divise, e queste le ho messe lì e quelle lì. Forse queste volevo farle vedere prima a Giulia. Penso di sì, quindi rimarrà così. Poi questo è il mio deodorante da borsetta, che non so perché sta qua. Questo lo devo mettere a posto, che l'ho portato l'altro giorno per truccare una ragazza. Qui ho tutte le novità Nabla, tra cui un'altra palette da non sapere dove incastrare. Mi servirebbe almeno un altro cassetto per mettere tutte queste palette. Sono tutte palette. Questa è un'altra palette, tra l'altro, di illuminanti. Poi questi sono i rossetti della collezione Sassi di Mulac. Dovrei vedere quale tenere e quale no, però non volevo swatcharli, perché se poi li devo regalare. Questo ad esempio è rosso, quindi probabilmente lo darò via. Intanto, se sentite rumori consueti, è Gwenda che sta grattando il mio cuscino. Poi questo si chiama Sassy Queen, forse era uno di quelli che mi piaceva, però è un nude molto scuro. Penso regalerò anche questo. Raga, è una scocciatura, perché io vorrei avere spazio per potermi tenere tutto e soprattutto tempo di poter utilizzare tutto, ma a volte non c'è proprio tempo, quindi a malincuore io ogni volta che devo farsi decluttering ci rimango malissimo. Poi questo è un fucsia bellissimo, si chiama Pazzesca, lo terrei solo per il nome. Ah, dai, questo lo teniamo perché ha un colore particolare. Poi questo si chiama Dirty Mind, questo è bellissimo, è tipo un color mirtillo, però è troppo scuro, io non li uso questi qua. Poi abbiamo l'ultimo, che si chiama Dark Heart, che è mio assolutamente, però è scuro anche questo, quindi non lo so. No, lo tengo perché il nome mi piace. Così ogni tanto parte il metodo di classifica sentimentale proprio. Poi le due palettine per il contouring, una dovrebbe essere più chiara e una più scura. Non capisco se hanno dei nomi. No, ci sono i nomi solo sulle cialdine. Vabbè, sicuramente questa è quella per me, anche se sono proprio diverse. Sbocciamo gli illuminanti intanto, che mamma mia, questo cosa non è. Questo si chiama Confident Mood, ora ve lo faccio vedere. Sbocciamo anche Slay, che vabbè, questo sicuramente è scuro per me. No, non è vero. Eccoli qua. No, vabbè, guardate questo. Che vi dicevo, vedete, lascia un po' di colore scuro. Mentre quest'altro ha poca base colore. Vedete? Si vede proprio. Quindi quello super riflettente ma con base colore si chiama Slay, mentre l'altro è Confident Mood. Sì, ma queste me le devo tenere tutte e due. E ciaone. La domanda sorge spontanea ed è sempre: dove le tieni? Ma vediamo. Ora cominciano i temporali e Gwenda comincia a romperci. Basta. No. No, niente, se non la tengo così continua ad abbaiare. Allora, questa è una palettina che mi ha inviato Pupa della collezione Gold Me, che mi incuriosiva un sacco. Cioè, io adoro le palettine che fa Pupa di queste qua singole. Devo essere onesta, non vado pazza per i cofanetti regalo, quelli che magari hanno delle fantasie particolari, che sono a forma di tutte incastonate con ombretti, lip gloss, eccetera. Ma queste singole, favola. Allora, se me la mettesse a fuoco vi farei vedere questa palette, che ha dei bellissimi colori. Cioè, molto particolare, vedete come parte chiara, diventa scura, ma giocano tutti sulle stesse cromie più o meno. Cioè, sono da Dio. Questa me la tengo assolutamente, anzi ci voglio fare un trucco. Poi queste sono tutte delle palettine Wycon con cui devo fare un lavoro, quindi me le tengo qua. Poi questo è il cofanetto di Frozen, io in realtà non lo voglio buttare perché è stupendo. Cioè, se mi avessero inviato quello di Elsa me lo sarei tenuto a occhi chiusi. Questo sto valutando, infatti ho ottenuto tutto completamente qua dentro, cioè c'è proprio tutti i pezzi della collezione. Con questo ci ho fatto anche già un mini video su Instagram. E vabbè, di questa mi tengo tutto, ma perché è brandizzato Disney ed è brandizzato Colourpop, senza ombra di dubbio. E poi no, sinceramente i colori mi piacciono molto, quindi mi tengo il rossetto, lo metto qua nel cassetto, sempre se riuscirò a trovare un buchino. Volevo metterle vicino a queste altre di Colourpop. Niente, non c'è un buco, ragazzi. Ok, buchetto trovato. Ne ho tolti altri tre perché vedete come devo fare. Questo invece è un gloss, quindi va qua sotto. Anche il gloss non c'è più posto. Poi ci sono questi che sono i glitter, sono spaziali. Io adoro i glitter di Colourpop. Infatti, da brava maniaca dei glitter, ho un cassetto solo di glitter. Più qui ci sono ancora le cialde campione dei miei. E poi il pezzo forte, che è la palette, un'altra palette. Adoro, mamma mia che bella. Quindi
il cofanetto, ahimè, verrà buttato. Anche se, ripeto, è bellissimo, ma non ho posto. Poi, qui c'è una pochette Nabla con i nuovi prodotti labbra. In realtà mi piacciono tantissimo, perché sono dei colori belli e soprattutto iperpigmentati. E vi faccio vedere. È come se fossero shiny, quindi non si asciugano e rimangono così belli corposi. Questi dovrei vedermi tutti i colori, capire quali tenere e quale no. E vabbè, questi li devo swatchare per forza. Allora, questo mi piace da morire, quindi lo tengo. Che è quello che vi ho fatto vedere, che si chiama Hedonist. Poi, questo è bellissimo. Si chiama Beatius e Gwenda che abbaia. Anzi, adesso me lo provo, mi sa. Questo è il colore. Mi piace molto in realtà, quindi non penso lo darò via. Cioè, la qualità dei prodotti Nabla è impressionante. In più sa tipo di ciliegia. Poi quest'altro si chiama Eve ed è un nude anche questo, un nude rosato, quindi probabilmente lo terrò, sì. Ma questi probabilmente li tengo tutti e basta. Assomigliano molto alle lip mousse shiny che ha fatto Giuliana con Cosmify. Un po' lo stesso principio, no? Allora, forse questo è quello che do via, perché è troppo particolare per me e non penso che sia bene con la carnagione. Che si chiama Mood for Love. Infatti, proprio Mood for Love, questo via. Poi, questo si chiama My Rules. Ed è uno di quelli più belli, secondo me, che è tipo un malva. Quindi assolutamente sì. Vabbè, dai, ne ho declatterato uno. Potevo andare peggio. La pochette poi la metto a posto. Poi, qui altre cose che mi sono arrivate, poi ho messe qua. Tipo, sempre della collezione Gold Me di Pupa. Ho ottenuto questo, che è un Trio Frost Highlighter. Lo 01. Allora, anche questo, stesso gioco di quello di Lotti e di Fenty. Vedete come ha questa patina superiore di glitter? Però questo, mi ricordo, l'ho swatchato e tolta la patina dei glitter, che vi faccio vedere, si nota proprio. Vedete qua c'è questo grumo di glitter. E se scavate un po' trovate l'illuminante vero e proprio, che non mi dispiaceva. L'unica cosa che è un po' spesso è questo qua, però guardate che luce. Quindi questo lo voglio provare sul viso. Ho trovato un altro prodotto labbra di Nabla. Si chiama Adam's Dream ed è un altro nude. Vediamo tra quelli che abbiamo già swatchato. Ma sì, teniamo anche questo. È molto simile al primo, ma leggermente più caldo. Poi queste sono due terre di Mesauda. Mi era arrivato tutto il cofanetto. Alcune le ho già tolte, le ho messe tra quelle da regalare perché appunto erano troppo scure. Ho tenuto queste due, una più fredda e una un po' più calda. Mi ispirano un casino, quindi le voglio provare. Io ho tenuto la Palm Beach 301, la Malibu 302. Poi qui ci sono tutti i prodotti Maybelline con cui collaboro. Qui dentro ci sono le palette di contouring di Christian D'MT, che in realtà io stavo valutando quale tenere e quale no, perché fondamentalmente sono tre degli illuminanti, che però non tutti stanno bene su di me. Vabbè, questa qui è quella dei blush rosa, assolutamente la tengo. Però questa qui degli illuminanti, adesso me li swatcho tutti e poi faccio sapere quale effettivamente tengo e quale no. Allora, questa qui la tengo perché mi piacciono molto. Ho swatchato questi tre, anche se c'è quello scuro che non userò mai, ma magari la porterò al lavoro. Si chiama Star War. Poi adesso ho sbocciato questa, che è questa palettina qua, che si chiama Sun Gun. In realtà mi piace tantissimo questo qui rosa, che si chiama Laser. Vediamo se si vede così. È veramente troppo carino. Vediamo se riesco a magheggiarli in qualche modo. Questi invece sono quelli più particolari. Si chiama Heart Death. E sono quelli, diciamo, più olografici come tipo di illuminanti. Sono questi tre qua. In realtà mi fa impazzire il primo, che ha tipo dei riflessi verdi, li vedete? Dopo ore di sistemazione sono giunta a una conclusione. Allora, primo, che ho riempito tutta la busta delle cose da regalare, anzi adesso inizierò a fare qualche pacchettino, perché seriamente peserà tipo 7 kg ed è strabordante di prodotti. Io alla fine può sembrare caotico, ma ho messo un sacco a posto. Guarda, questi andranno in bagno, questo è il 15%. Questi sono i prodotti che devo mettere a posto nei cassetti. Le palette grandi alla fine le ho messe qui, perché prima erano in questo cassetto.
letto, dove adesso è più o meno ordinato. Ho messo alcune delle palette ultime che mi sono arrivate. Quello delle ciglia finte in realtà è quello che devo mettere a posto, perché un casino. Però per il resto, dai, mi reputo abbastanza soddisfatta. Questi sono i prodotti viso che sto testando ultimamente, più le palette di Christian che non entrano da nessuna parte. Adesso sono quasi le 7. Io stavo ascoltando, oddio, mi casca tutto. Stavo ascoltando Frozen. Wendy ha deciso di mettersi lì e di disfarmi tutto il letto. E basta, ragazzi. Per adesso è tutto. Ci sentiamo tra un pochino perché sto stanchissima. Io non so come mi vengono queste malsane idee di mettere a posto il make-up. Mamma mia, ragazzi, dovete sapere che io sono innamorata dei gioielli di 9,25, specialmente gli anelli, che sapete a me piacciono con le pietrozze. Loro hanno delle cose stupende. Cioè, guardate questo con la luna. Poi c'è quello col cuore sacrificale. Non mi ricordo più a che pagina era, forse qua. Assolutamente io devo andare in negozio. Più che altro devo trovare quello più vicino a casa mia, perché io so che al centro di Roma uno ce n'è, però prima di arrivare lì magari cerco e lo prendo. Cioè, mi faccio questo altro autoregalo di Natale, perché cioè sono stupendi. Cioè, guardate che roba super rock che fanno. Ecco, l'ex voto si chiama, è stupendo. Solo, vabbè, prenderlo online no, perché non capisco le taglie, quindi devo per forza andare in negozio. C'è anche questo, ecco, questo è il cuore sacro. Però no, mi piace l'ex vuoto. Mi sbaglio sempre a dire come si chiama. E poi adesso mi sbircio un po' di robe e cerco il negozio. Guardate il prodotto che ho provato prima di Nabla. Ho anche fatto merenda. Si è un po' tolta la lucidità, perché poi non macchiano i denti, non si spostano, soprattutto sono confortevoli. Io ho perennemente le labbra secche, nonostante perennemente io viva con burro cacao, pomatine varie. Non so, sarà proprio la pelle delle mie labbra, le mie mucose che sono così. Mi piacciono assai. Comunque ho trovato anche un altro anello che mi piace, che a quanto pare è sempre da mignolo, con questa pietra. Vabbè, poi dipende dalla misura, insomma, e ve lo mettete al mignolo, no? La brutta porchetta, mamma mia. È proprio brutta. Cacio e pepe. Arancini, cacio e pepe. Oh mio Dio, la frittura. Oggi il mio fegato urla. Che stavi facendo lì? Guarda, guarda, guarda che fedente. Volevo andare a fare la pipì lì. No, vabbè, tu sei proprio una figlia di buona donna, Guendalina. Ragazzi, con questa atmosfera un po' soft, la luce del telefono sotto fa molto film horror, quindi lasciamola così. Volevo augurarvi la buonanotte anche per oggi. Questo sarà un vlog lunghissimo da editare, già lo so. Quindi già per domani, che comunque è sabato. Mamma, io perdo il conto dei giorni. Sabato, ho messo la sveglia alle 8 almeno. Super productive. Tra l'altro mi sono scordata di dirvi che oggi è venerdì 13. Strano, ma vero, non è successo nulla di troppo sfigato, chiamiamolo così. Non ho mai capito se effettivamente, cioè, qui in Italia si dice venerdì 13, all'estero venerdì 17, quindi sono molto combattuta se crederci o meno. Un tempo ero molto più superstiziosa. Vabbè, a parte questo, per oggi è tutto. Noi ci sentiamo domani con un nuovo vlogmas. Spero di ritrovarvi sempre al solito appuntamento. E vi mando un bacio.